Rimasero celebri le difficoltà di Marilyn Monroe a imparare per intero le battute esatte, cosa che più volte fece esasperare il regista. Salve! Questa è la mia amica Josephine, ci farà da damigella d'onore. Che piacere di conoscerla! Come impaziente! Aspetta da molto? Non importa quanto si aspetta, ma chi si aspetta? È la storica battuta del film A qualcuno piace caldo, del 1959, diretto da Billy Wilder. Il film, con protagonisti Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon, uscì il 29 marzo 1959 negli Stati Uniti e il 19 settembre dello stesso anno in Italia. Aspettiamo altri. Vedrai se non ti sbrighi. Zucchero, che ci fai qui? Te l'ho detto, non sono intelligente. Andiamo. Non sono fatto per te, Zucchero. Sono un bugiardo e un fasullo. Sono un sassofonista, una di quelle canaglie da cui volevi fuggire. Lo so, ma non mi importa niente. Zucchero, fammi questo favore. Ritorna dove ci sono i milionari. Niente più ciliegie col verme, né cavoli freddi in faccia o calzini vecchi e il tubo spremuto del dentifricio. Coraggio, metticela tutta. Cerca di convincermi. Ma tu... Il Tempio dell'Arte apre le sue porte alla strada e abbraccia la street art. Sono Alexandra Mazzanti, la direttrice della Dorothy Circus Gallery di Roma, galleria specializzata nel nuovo surrealismo e nelle nuove tendenze dell'arte figurativa. Stasera abbiamo un evento nell'evento, perché abbiamo inaugurato la mostra Greenblood lo scorso giovedì, ma stasera apriamo le porte alla Street Art Deluxe, quindi Autograph, il writer di Amsterdam, e la musica di Hero, per una serata molto molto diversa dal solito. My name is Autograph. I'm an artist from Holland, and I really like to paint. I'm DJ Hero de Janeiro, and I'm also a street artist, and I'm from Amsterdam, the Empire of Europe. La nostra galleria è sicuramente molto innovativa, trattiamo questo genere che è molto poco presente nelle gallerie in Europa, tanto che siamo comunque l'unica galleria di riferimento per i grandi artisti della scena pop surrealista. È un momento particolare, ma comunque c'è molto mercato per questo genere, perché è un genere che piace, è un genere che rappresenta un investimento interessante. Noi lavoriamo con una programmazione molto molto anticipata, abbiamo infatti programmato fino al 2015, quindi non potrò dirvi tutti gli appuntamenti, ma sicuramente è importante la mostra che faremo al Museo di Rivoli quest'estate, in cui riproporremo la seconda edizione della mostra Pop Surrealism. La prima è stata esposta al Museo di Palazzo Collicola a Spoleto nel 2010. Per questa serata il writer Autograph contribuisce con un pezzo alla mostra Greenblood che ha inaugurato lo scorso giovedì, ed è una mostra dedicata al tema della natura, il sangue verde della natura che differisce dal sangue umano soltanto per la composizione chimica di un atomo di magnesio al posto di quello del ferro. E questa mostra è un charity group show con nomi importantissimi, curato insieme a Tara McPherson, e il ricavato, il 50% del ricavato andrà a Oceana e Greenpeace. Autograph numero uno. In tanti, a 5 anni, avevamo un amico immaginario, mentre lui aveva già il suo sogno in tasca, scrivere. Mi chiamo Marco Di Porto, ho scritto un libro che si chiama Nessuna notte infinita, che è in libreria dal 22 giugno con l'editore Lantana di Roma, e l'ho presentato oggi alla libreria Pagine e Caffè di Via Gallia. È un romanzo che
parla di una famiglia che ha travolta da uno stato, da dei problemi economici molto stringenti che creano una serie di problematiche. Mi sono ispirato a cose mie personali, ho vissuto l'esperienza dello sfratto della mia famiglia e l'ho riportata in maniera molto diversa, però penso sia una delle cose più traumatiche che possono capitare a una famiglia con poche possibilità economiche. Essere un giovane autore oggi in Italia significa trovare sicuramente più spazio rispetto a qualche decennio fa, perché ci sono più editori, ci sono in Italia delle grandi case editrici che hanno una enorme fetta del mercato, quindi è difficile. Questo mio romanzo è uscito con l'editore Lantana, che è un editore giovane e di qualità. So di tante realtà editoriali con le quali si lavora non benissimo, quindi mi ritengo fortunato di essere uscito con loro. Ovvio, non sono una grandissima realtà, quindi ottenere visibilità è evidentemente più complicato che non con i grandi marchi. Quando avevo 19 anni ho cominciato in un periodo molto complicato e molto difficile, ho fatto una cosa che mi è venuta spontanea, cioè ho cominciato a scrivere. Ho iniziato a scrivere dei racconti che ho iniziato a sottoporre, ovviamente all'inizio sei molto ingenuo, devi leggere moltissimo per scrivere, hai assolutamente un obbligo leggere tantissimi libri, perché non devi copiare ma devi sapere quello che è stato fatto. I libri sono belli cartacei, ma probabilmente sono antiquato io, visto che quei lettori elettronici ormai sono praticamente come leggere un libro, purché si legga, secondo me non è che cambi molto. È l'atto di leggere che però fa molto bene alle persone. Quest'estate assisteremo a un'epidemia. Colori shocking per le chiome. Siate avvisati, se vorrete denunciare il vostro parrucchiere, vi dirà che va di moda. Punta e vinci online a tutti i giochi eccitanti di CasinoYes.it. Casino Yes, il piacere di vincere.